Si è realizzata una nuova funzionalità e vuoi distribuirla come add-on nel marketplace di Google per raggiungere milioni di utenti, devi sapere che ci sono delle limitazioni da considerare affinché il tuo componente aggiuntivo, una volta pubblicato, non si comporti in modo anomalo. È capitato anche a me, per questo voglio evitarti alcuni grattacapi e dirti come ho risolto. Te ne parlo in questo video. Ciao, sono Michele e in questo video voglio parlarti di un aspetto importante da considerare quando si intende distribuire uno script come componente aggiuntivo. Al di là degli aspetti prettamente grafici necessari per garantire una buona esperienza al lato utente, quella a cui mi riferisco sono le limitazioni imposte ai trigger installabili, drasticamente limitati quando si passa da uno script creato per essere utilizzato in casa alla sua pubblicazione come add-on. Come per i trigger semplici, abbiamo visto l'uso di un open e un edit nel video su come realizzare un gioco con i fogli Google, i trigger installabili consentono ad UpScript di eseguire automaticamente una funzione al verificarsi di un determinato evento, compresa l'attivazione basata sul tempo, per eseguire uno script in un determinato momento o un intervallo ricorrente, ogni 5 minuti, tutti i giorni della settimana ad uno specifico orario o il primo giorno di ogni mese. Tuttavia, a differenza dei trigger semplici, che nei componenti aggiuntivi sono soggetti alle stesse limitazioni che hanno nel loro utilizzo comune, i trigger installabili hanno delle limitazioni aggiuntive, ed è proprio da queste che voglio metterti in guardia, in particolare da due, che reputo molto penalizzanti se non considerati in anticipo durante la scrittura del codice. Il primo è che i trigger installabili basati sul tempo all'interno di un componente aggiuntivo non possono essere eseguiti con una frequenza maggiore di una volta all'ora. Pertanto, se la tua applicazione prevede un'esecuzione automatica ogni 5, 15 o 30 minuti, questa genererà un errore e di conseguenza un comportamento anomalo una volta che è distribuita come add-on. L'altro è che ogni componente aggiuntivo può avere un solo trigger di ogni tipo, per utente, per documento. Pertanto possono coesistere un trigger di modifica e un trigger basato sul tempo, ma non due trigger basati sul tempo. Questa limitazione non è da confondere con il limite di quota relativo al numero massimo di 20 trigger per utente per script. Mi sono trovato personalmente a dover fronteggiare a questa riduzione di elasticità. Nel mio caso la necessità era quella di avere uno script che girasse ad intervalli regolari e allo stesso tempo dare la possibilità all'utente di pianificare una determinata esecuzione dello script in un particolare momento, definendo giorno e orario. Questo significava avere due trigger basati sul tempo, incompatibile con quanto premesso all'interno dei componenti aggiuntivi. Sul limite minimo di esecuzione una volta all'ora c'è poco da fare. Quella è la frequenza definita e su quella si dovrà basare lo script. Se la tua funzione ha bisogno di essere eseguita con una frequenza maggiore, la soluzione del componente aggiuntivo non è da prendere in considerazione. Se invece la frequenza oraria è sufficiente, allora questo limite può essere utilizzato come punto di forza. Ovvero, sapendo che lo script viene eseguito una volta all'ora, sarà sufficiente inserire all'interno della funzione chiamata un controllo che verifica 24 volte il giorno, la data e l'ora corrente, per confrontarla con la data e l'ora selezionata dall'utente, che abbiamo salvato ad esempio all'interno delle proprietà, ed eseguire di conseguenza la seconda funzione qualora le due corrispondessero. Sicuramente più facile a farsi che a dirsi. Comunque sia, con questo workaround ho garantito il funzionamento del mio componente aggiuntivo GA360 Unsampled anche dopo la sua pubblicazione nel marketplace di Google. Dopotutto, i limiti sono fatti per essere superati. Spero di averti fornito alcuni spunti di riflessione e un valido approccio. Fammi sapere nei commenti se ti è piaciuto questo video e se vuoi propormi argomenti che ritieni interessanti e che vuoi che io tratti in un tutorial. Come sempre, spero di esserti stato utile. Iscriviti al mio canale se ancora non l'hai fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!